Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, a tutti sarà capitato di stare su Instagram e vedere questi trucchetti di bellezza, di trucco, che sembrano assurdi, talvolta sono pericolosi, sono sempre veramente bizzarri, ma sembra che funzionino davvero, almeno così sembra su Instagram. Quindi, voi lo sapete che a me ogni tanto piace mettermi davanti alla videocamera, fare la cavia per voi, rischiando veramente tutto, sanità mentale e fisica, ma mi metterò anche oggi qui a provare a testare questi hacks per voi. Ovviamente ho scelto quelli più bizzarri, quelli più assurdi, e vedremo se funzionano davvero, giudicate voi. Trucchetto numero uno: una cosa che ho visto un sacco in giro ultimamente su Instagram sono ragazze e ragazzi che applicano del sapone, questa è una comunissima barretta di sapone, una comunissima saponetta, e lo applicano sulle sopracciglia con uno scovolino da mascara, per capirci, uno scovolino da sopracciglio da mascara come questo. Praticamente consiste semplicemente questo trucchetto, io ho visto, loro prelevano il sapone molto semplicemente così, poi lo stendono sulle sopracciglia e le sopracciglia magicamente sono più definite, più folte, sono più, insomma, sono perfette. Quindi io adesso voglio veramente vedere se succede anche a me o sono loro che imbrogliano in qualche maniera, perché mi sembra assurdo il fatto di applicare il sapone sulle sopracciglia. Quindi vedremo, questa è una barretta che ho fregato in un hotel, tra l'altro ammettiamolo che non frega le barrette di sapone negli hotel. Quindi preleviamo il sapone con il nostro scovolino, non è facile devo dire, non riesco a raccoglierne granché, ma loro fanno così. Ok, direi che ci siamo, almeno. E adesso andiamo a pettinare le sopracciglia e vediamo che cosa ne viene fuori. Allora, io le sento bagnate, cioè, la sento bagnata, sicuramente è pettinata rispetto all'altra, però non mi sembra così miracolosa, cioè non vedo grande differenza. Proviamo ad applicare ancora un po'. Cioè, io vi giuro che più di tanta differenza non vedo, eppure sui video su Instagram sembrava una cosa miracolosa e ne ho messo di sapone, eh? Cioè ce n'è. Allora, sicuramente sono pettinate, come dicevo prima, e sono più, non lo so, sono quasi secche, quindi sicuramente non si muoveranno, perché cioè sono appiccicate al viso, però non, forse un po' più folte sì, però non mi sembra tutta sta cosa geniale, non lo so, cioè, giudicate voi, almeno secondo me non è una cosa così miracolosa come sembrava, quindi boh, secondo me questo primo hack è bocciato. Trucchetto numero 2, io ho visto un sacco di gente su Instagram sbiancarsi i denti, ebbene sì, con una banana. Allora, praticamente sembrava che fosse miracoloso questo metodo super naturale e pazzesco per sbiancarsi i denti a casa in 2 secondi, e apparentemente funziona, così almeno si legge e si vede da questi video, da questi articoli. Vedremo se è vero, io adesso non so se appunto possa funzionare o se mi renderò semplicemente ridicola facendolo davanti alla videocamera. Questa cosa consiste, praticamente bisogna sbucciare la banana, che la mia è abbastanza andata ormai, ma bisogna sbucciare la banana a dettagli e poi andare a strofinare l'interno della buccia sui denti e magicamente dovrebbero essere più bianchi. Andiamo a farlo, quindi la buccia di banana c'è, i denti pure. Proviamo sta cosa assurda, assurda. L'unica cosa che ho ottenuto è che sono sporchi adesso, li ho appena lavati. Ah. Io adesso non so se vi sembrano più bianchi rispetto a prima. Ho strofinato la buccia di banana solo su quelli sopra, ditemi se vi sembrano più bianchi. Secondo me l'unica cosa che cambia è che sanno di banana e sono sporchi. Poi magari non riesco a notarla io la differenza, scrivetemi nei commenti se secondo voi è promossa o bocciata questa cosa. Io, cioè, la differenza non la vedo.
C'è anche da dire che ovunque su Instagram viene detto di provare a fare questo hack, questo trucchetto per una settimana ogni giorno, quindi magari se lo fate ogni giorno religiosamente per una settimana poi funziona, però io devo dire che come effetto immediato, e c'è scritto che dovrebbe funzionare subito, io non sento niente, se non che appunto mi sento pezzi di banana ovunque ed è tutto viscidoso adesso, cioè banana ovunque, però secondo me anche questo è bruciato. Trucchetto numero 3, allora anche questa è una cosa che ho visto un sacco su Instagram e non solo, ed è un nuovo modo per fare il contouring al naso, voi lo sapete insomma, anch'io sono abbastanza fissata con il mio naso, lo vedo enorme e quindi quello che mi piace fare è andare sempre a creare un po' di ombreggiatura ai lati del naso in modo da farlo sembrare un pochino più sottile, un pochino meno pataccoso, per farvi capire, e su Instagram tutti dicono di utilizzare uno spazzolino perché in questo modo il contouring viene perfetto. Allora, io ho i miei dubbi anche su questo, devo dire, cioè secondo me saranno tutti fail gli hacks che proveremo oggi perché non ce n'è uno che mi convinca, però praticamente basta andare a prelevare un po' di terra con lo spazzolino, questo l'ho trovato in uno dei beauty case delle varie compagnie aeree. E praticamente si va a prelevare un po' di terra, qualsiasi terra funziona, e poi si va a depositarla, a disegnare delle linee ai lati del naso per poi andare a sfumare con una spugnetta. Proviamo, anche se, ripeto, non mi convince tantissimo questa tecnica perché lo spazzolino secondo me non è adatto ad applicare la terra, ma vediamo. Sto cercando di prelevare la terra, ma la sto rovinando, cioè questa è l'unica cosa che sto facendo in questo momento, e più di tanto lo spazzolino non ne raccoglie, quindi già questo mi fa pensare che non potrà essere molto fattibile questa cosa del contouring al naso. Comunque credo di averne prelevato un po', proviamo. Allora, nelle foto, nei video che vedevo andavano ad applicare la terra in questo modo, però cioè non è male come linea. Poi dall'altra parte. Devo dirvi che con mia grossa sorpresa, cioè le linee vengono belle dritte, non è esagerato, la quantità di prodotto che si va a depositare non è esagerata. E adesso proviamo a sfumare, vediamo che cosa ne viene fuori. E andiamo a sfumare leggermente verso l'esterno. Io in questo momento non sono truccata, quindi forse non sarà proprio... Andiamo a disegnare un po' verso l'esterno. Oddio, vi devo dire che secondo me funziona, adesso appunto non sono truccata, quindi ci sono i rossori della mia pelle che confondono un po' il tutto, però cavolo, secondo me funziona davvero, nel senso che non mi aspettavo che uno spazzolino riuscisse a fare delle linee così precise, ed è anche utile poi per andare a sfumare leggermente, cioè a portare un po' di prodotto anche verso l'esterno. Vi devo dire la verità che questo hack mi ha stupito, secondo me funziona, cioè allora bisogna perfezionarlo perché ovviamente... così, ma devo dire che non è male, non so se si vede in videocamera, ma c'è dell'ombreggiatura e non è esagerato, quindi va perfezionato, però secondo me funziona davvero. Io questo lo promuovo, secondo me è promosso. Altro makeup hack, altro trucchetto che vedo un sacco girare su Instagram è quello di non applicare il fondotinta con la solita noiosissima beauty blender che funziona benissimo, ma perché mai dovremmo usare solo la beauty blender? Lanciamola via, non sto scherzando. In realtà vedo un sacco di gente utilizzare
una spugnetta per i piatti. Insomma, sì, la classica spugnetta che costa tipo, non lo so, 50 centesimi in drogheria. Io l'ho presa rosa naturalmente, ma ma sono dettagli anche questi. Però appunto sembra che applicare il fondotinta con una spugnetta per piatti semplicissima sia la nuova frontiera dell'applicazione del fondotinta. Si sa, la Beauty Blender costa sui 16 euro, 17, qualcosa del genere da Sephora. Quindi uno può anche pensare, perché devo spendere 16 euro per la Beauty Blender se con 50 centesimi ho questa che è altrettanto rosa e altrettanto funzionale? Insomma, non so se possa essere vero oppure no, la texture di questi due prodotti è estremamente diversa, sono tutta un'altra cosa. La Beauty Blender è molto più compatta, una volta che viene bagnata si estende un po' la fibra, ma comunque non risulta così stopposa e così insomma, la spugna è tutta boccata, per capirci. Secondo me l'applicazione non può essere altrettanto buona con una spugna del genere. Però noi siamo qui per testare questi hacks, testiamo l'impossibile e proviamo ad applicare il fondotinta con questa spugnetta. Naturalmente, come lo fanno? Lo fanno molto semplicemente, come fareste con la Beauty Blender, io ho visto, applicano il fondotinta sulla mano, lo prelevano con questa spugnetta per i piatti e poi se la spiaccicano in faccia, proprio appunto come con la Beauty Blender. Quindi questo è quello che faremo noi, io ho il mio mitico fondotinta Total Control di NYX, andiamo ad agitare, shake it, shake it, shake it, shake it baby, e poi andiamo a prelevarne un po', questo è con il contagocce, andiamo a depositarlo sulla mano in questo modo, preleviamo con la nostra spugna per i piatti che non preleva un tubo, ma facciamo finta, forse se trasciniamo così funziona più o meno, e applichiamo il fondotinta così. Io adesso, no, no, cioè guardandomi in videocamera sembrava quasi passabile, ma vedendomi allo specchio da vicino, oh mio Dio, no, questa cosa secondo me non funziona. Adesso non so se sono io che ho preso la spugnetta sbagliata, ma vi assicuro che da vicino è, cioè, è uno scempio veramente, cioè io preferisco girare senza fondotinta piuttosto che girare così. Sembra, avete presente quando avete il fondotinta su, un fondotinta di pessima qualità senza primer che a fine giornata si scioglie praticamente? Ecco, questo è l'effetto che io sto ottenendo applicando il fondotinta con questa spugnetta. E direi che, cioè, dire che questo era il makeup hack su cui io riponevo più fiducia, perché mi sono detta, secondo me funziona questa spugnetta, secondo me è fattibile. Io avevo provato persino con un calzino ad applicare il fondotinta e persino con il calzino riusciva meglio che con questa spugnetta, quindi no, proviamo ad applicarne ancora un po', forse ne ho messo troppo poco, andiamo ad applicarlo questa volta, cerchiamo di farlo funzionare questo hack, andiamo ad applicarlo direttamente sulla spugnetta questa volta, magari veramente ne avevo messo poco e tremendo. No, direi che proviamo dall'altra parte dove è pulita, andiamo a sfumare, non lo so. No, oddio, è sempre peggio, veramente. Mamma mia, che cosa oscena e che vista orribile. No, direi proprio che questa cosa della spugnetta per i piatti al posto della Beauty Blender non funziona. Secondo me vale la pena spendere 16 euro e prendersi la Beauty Blender, perché questa cosa è una ciofeca e non funziona affatto. A parte che non è che graffi la pelle, perché non c'è la parte verde, quella abrasiva, però comunque non è che sia proprio così tanto delicata come sembra. Se sulle mani sembra morbida e liscia, in realtà se la usate sul viso un po' di fastidio dà, è un po' ruvida, quindi anche quando si asciuga la situazione non migliora, quindi secondo me questo è proprio stra bocciato. Il prossimo trucchetto consiste nell'applicare l'eyeliner. Si sa, tutti abbiamo un po' di difficoltà con l'applicazione dell'eyeliner e su Instagram ci sono questi geni che sembra veramente una cosa impossibile, ma come lo fanno loro vi giuro che è perfetto e non so come cavolo ci riescano. Adesso testeremo, ma anche qui ho i miei dubbi, grossi dubbi, perché praticamente loro applicano l'eyeliner con il filo interdentale. Sì, ebbene sì, con queste normalissime, come si chiamano, insomma, sono queste mascherine di plastica, non lo so, che hanno il filo interdentale
all'interno praticamente e si va, questo si usa teoricamente per andare a pulire i denti, ma noi lo useremo in modo completamente diverso, perché cosa fanno su Instagram praticamente questi geli del make up? Loro prendono un qualsiasi eyeliner, può essere liquido, può essere a pennarello, può essere in gel, insomma qualsiasi eyeliner, quello che vi pare e piace. Il mio della NYX dell'Epic Ink Liner è waterproof, quindi se non viene bene spero di riuscire a toglierlo. Praticamente basta prendere l'eyeliner e andare a disegnare, praticamente a depositare l'eyeliner sul filo interdentale, e poi il filo interdentale che è già su il prodotto va praticamente depositato, va premuto lungo la linea delle ciglia superiori o inferiori, insomma dove volete applicare l'eyeliner, e in questo modo dovrebbe uscire un eyeliner perfetto, drittissimo, senza alcun tipo di sbavatura, in pochissimi secondi. Quindi io adesso proverò, vedremo se è vera questa cosa oppure no. Andiamo ad applicare, è già qui, sì, no, boh, sta lasciando un po' di prodotto. Andiamo ad applicare il nostro eyeliner lungo il filo interdentale, cioè io non lo so, ma come gli vengono queste idee alla gente? Questo non capisco, questa è forse la domanda che dovremmo farci in questo video. Come si fa a uscire con questi make up hack, con questi trucchetti, perché sono veramente una cosa allucinante? Bene, noi abbiamo applicato il nostro eyeliner sul nostro filo interdentale e adesso proviamo. Quindi adesso dovrei in qualche modo andare ad avvicinare il filo interdentale e vedere se lascia il prodotto. Bene, non rimane niente. Cioè, praticamente invisibile. Forse dobbiamo applicarne un po' di più, proviamo ad applicarne un po' di più. Riprendiamo il nostro eyeliner a pennarello e andiamo a depositare ancora un po' di prodotto sul filo. Nutrivo molte speranze in questo makeup hack, devo essere sincera, perché a vedere come fanno loro su Instagram sembra la cosa più facile del mondo, ma è sempre così alla fine, vero? Sembra la cosa più facile del mondo e poi invece è impossibile. Ok, adesso il colore è rimasto e basta, se n'è già andato. Il colore c'è, solo che è tutto sbavato e messo veramente malissimo, ed ho provato ad andare precisa, ma è veramente difficile. Proviamo a creare la codina con questo, perché vedendolo fare da loro sembra veramente facilissimo. Oh mio Dio! È troppo lungo, non è fattibile, no, davvero non. Proviamo a collegare. E ho sballato tutto benissimo, ma magari così. Io ci ho provato, ma come vedete non sono riuscita a creare una linea dritta, anzi veramente vergognoso, mamma mia, orribile. E nemmeno la codina, speravo almeno che la codina, perché sembra veramente facilissimo, non so se vi è capitato di vederlo fare su Instagram, ma sembra la cosa più facile di questo mondo e ero convinta di poterci riuscire, invece no, fail totale. Quindi devo dire che secondo me forse è meglio se queste le usate solo per pulire i denti e perfezionate l'eyeliner così com'è, con i pennelli e con gli applicatori normali. Secondo me, ditemi che cosa ne pensate voi, forse sono io che non sapendolo usare non sono riuscita, forse anche questa cosa va perfezionata, però per quanto mi riguarda assolutamente bocciato. Quindi ragazzi e ragazze, questi erano i makeup e beauty hacks famosissimi su Instagram che io ho testato per voi. Come avete visto, la maggior parte sono stati un grosso grosso epic fail, ma voglio che giudichiate voi che cosa insomma vi sembra, o se magari voi li utilizzate con successo fatemelo sapere, forse sono io che sono impedita, non riesco, ma insomma ho mezzo viso veramente che è, cioè, il museo delle vergogne. Quindi questo è quanto, spero vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo alla prossima, ciao!